È certo che nel 1239 l'imperatore Federico II fu presente a Monselice e che per suo volere promosse l'edificazione dell'imponente mastio sulla sommità del colle e del maestoso complesso del castello. Così, anche quest'anno, Monselice onora il suo ospite, coinvolgendo i ristoratori in una gara che prevede la preparazione di piatti che sarebbero stati graditi dall'imperatore stesso. Passa attraverso un regolamento che prevede il solo utilizzo di ingredienti esistenti all'epoca, una preparazione che potesse essere effettuata nel periodo, anche se ai giorni nostri perfezionata, e una storia che possa incuriosire il viandante che assaggerà il piatto vincitore o la proposta offerta dal ristorante in gara. Il comune di Monselice, assieme all'associazione Giostra della Rocca, alla Proloco Cittadina e all'associazione commercianti ASCOM, promuovono una fantastica iniziativa che permette di assaporare sapori, storia e tradizione. Una gara che a colpi di spiedi, pentole o pentoloni si affiancherà alla famosa Giostra della Rocca per far conoscere i gusti e le preparazioni gastronomiche che, con il sapere odierno, sarebbe stato possibile preparare con ingredienti del periodo. La kermesse prevede l'utilizzo di prodotti di qualità presenti in zona che, utilizzati come ingredienti principali, diventano il piatto di Federico. Cene o pranzi organizzati dai vari ristoratori avranno come tema un menù medioevale e si svolgeranno in locali preparati ed addobbati in modo da fornire emozioni e ricordi che valorizzano le proprie esperienze sensoriali. Una giuria tecnica valuterà piatti, preparazioni ed emozioni sensoriali, assieme al coinvolgimento di una giuria popolare, che voterà secondo il proprio gusto, sapore, bellezza ed atmosfera il miglior piatto ed il miglior locale. Tre saranno i finalisti, che si sfideranno in un'ultima gara, ospite a casa del vincitore della precedente edizione, per aggiudicarsi il titolo finale e portarsi a casa l'ambito trofeo. Ma cosa si è potuto assaggiare? Anitra di cortile disossata e ripiena, coniglio porchettato alle erbette spontanee e noci con cicoria, radicchio in agrodolce, fagiano al miele ripassato alla brace con erbe aromatiche, frutta e salsa verde alle spezie. Il primo classificato di quest'anno è Egina.
volevo aggiungere una nota di merito a tutti e tre, perché avete creato una storia, avete creato, state creando la tradizione che Moon 16 porterà avanti. E chiedo ad Andrea di mettersi qua, che lo incoloniamo. È così si fa. Vai. Tutti e due allora. Vai, tutti e due. Eccolo, tutti e due. Ovviamente a lui consegniamo il trofeo e poi che il sindaco bisogna rifare. Lentamente. Hai visto? Hai visto che ho pagato mandare a sposarlo, ma sta Pensa te, guarda che roba. È lui il vincitore di quest'anno. Gli consegniamo il piatto. E adesso diamo un'onorificenza. Bravo Riccardo. Fior d'arancio, doc di OCG, per le donne, unica oasi dove si produce questo moscato con il settore dei profumi di Zagara. Il tocco finale era nella presentazione appunto del completamento del drink con i fiori d'arancio, e prima di presentarlo al cliente una nuvola, uno spruzzo di vaniglia. C'era una bella guarnizione e l'ho chiamato Rosso Ferrari. Per l'occasione gli chef dei Colli Ogani mi hanno fatto un cavallo tipico della Ferrari con 3 blocchi di ghiaccio. Li hanno scolpiti e abbiamo presentato questa cosa perché c'era un ritrovo internazionale. Insomma, quest'anno è toccata a Egina, com'è vincere? Ma è emozionante sicuramente, perché tutto comunque è stato emozionante, dalla partecipazione, l'evento che abbiamo fatto all'interno del nostro locale e adesso qui insieme con gli altri ristoratori e colleghi, e quindi è stato veramente emozionante. Ma già dalla prima edizione è stata una cosa interessante per noi, per Moon 16, per la Giostra della Rocca e per far crescere il turismo qua a Moon 16. Sì, è stata una seconda edizione veramente molto molto entusiasmante, direi con dei sentimenti forti, perché abbiamo avuto l'onore di ospitare nelle nostre cucine, nella nostra sala, innanzitutto la giuria, tutti i giurati, sia popolare che giuria tecnica, ma soprattutto i ristoratori di Moon 16, quindi il piacere di avere i ristoratori di Moon 16 all'interno delle nostre cucine e collaborare insieme. Io penso che questo, in fondo, oltre all'importanza intrinseca della nostra città, della nostra storicità, del piatto di Federico II, è un aspetto assolutamente molto importante. Ciao William, tu a differenza degli altri non hai un vero e proprio ristorante, ma hai comunque un, possiamo chiamarlo un bistrot, una brasserie. Una brasserie estivo con più posti a sedere, invernale con 4 posti a sedere dove siamo stati noi della giuria, ma comunque un posto stupendo dove si mangia divinamente. Volevo un tuo piccolo parere su questo concorso al quale hai partecipato. Grazie. E allora, innanzitutto è stato un piacere partecipare anche quest'anno. Fortunatamente o anche meritatamente siamo arrivati in finale, e la gara è sempre appassionante e c'è sempre una giuria e comunque una platea di spessore, abbiamo anche cuochi insomma di fama, e per me è sempre un onore anche per il discorso del palio, perché io insomma ho un certo legame con la Giostra della Rocca e con il palio di Moon 16, perché ho fatto il fantino per tanti anni, quindi ne sono affezionato personalmente, quindi partecipo molto volentieri a questa manifestazione e vediamo l'anno prossimo come andrà a finire. La cosa bella della macelleria Garbin è che il piatto che ha presentato lo potete trovare anche da asporto. Sì, lo potete trovare anche da asporto, principalmente magari su ordinazione, perché ci sono dei tempi tecnici per la produzione del coniglio a basse temperature, però si può fare, non c'è nessun problema.
Bene, siamo col sindaco di Monselice, al quale chiediamo il suo apprezzamento, il suo parere di questa stupenda manifestazione che il comune ha organizzato insieme alle associazioni, alla Proloco e alla Giostra della Rocca, quindi con l'assessore della Giostra della Rocca. Certo, beh, è una manifestazione bellissima, davvero molto importante per il rilancio turistico, culturale e storico della nostra città. Insomma, gli aspetti del turismo enogastronomico, sappiamo bene quali sono i ritorni. Nella sua seconda edizione il piatto di Federico II ha riscosso ulteriore successo e grazie anche alla prima edizione, alle apparizioni televisive che sono state fatte anche su Rai 2 con Hit Parade e altre televisioni, siamo riusciti insomma a far conoscere questo piatto anche in giro per l'Italia, partecipando anche a mostre, eventi e quant'altro, e questo ci ha permesso di entrare in contatto anche con altre associazioni che sono volte a divulgare la figura di Federico II e in particolare con l'associazione Federico II di Iesi, con la quale stiamo organizzando il proseguo di questo piatto di Federico II che potrà diventare forse qualcosa di ancora più grande e più conosciuto. Bene, allora aspettiamo il prossimo anno per vedere questo evento che cresce di volta in volta. Grazie. Grazie a voi.